Sulcis, sempre più aziende col DURC non in regola. È la denuncia del movimento artigiani che ha annunciato nuove iniziative di protesta per far fronte ad un problema che rischia di escludere molte aziende dagli incentivi per la ristrutturazione in edilizia. Sidera-Lois, ancora polemiche tra azienda e lavoratori. Duro batti e ribatti tra la società ed il movimento dei lavoratori liberi in merito alle problematiche della vertenza e alla scelta dell'azienda di non accettare nessuna richiesta di incontro. Disturbi alimentari, ad Iglesias nasce lo specchio. L'associazione Casa Emmaus, da sempre impegnata nella lotta alle dipendenze, ha deciso di istituire la prima struttura residenziale della Sardegna, convenzionata con il sistema sanitario regionale. Reddito di maternità, Sardegna in prima fila, 1.000 euro al mese esentasse per le donne che scelgono di fare le mamme a tempo pieno. Per la proposta sono state raccolte quasi 50.000 firme che saranno depositate in Parlamento. Ben ritrovati su Canale 40 per questo nuovo appuntamento con il nostro telegiornale. Il 90% delle aziende artigiane del Sulcis Iglesiente ha problemi legati al DURC e a causa di questo rischia di non poter accedere agli incentivi per quanto riguarda le ristrutturazioni in edilizia. Questa è la denuncia che arriva dal Movimento Artigiani Liberi, che in questi giorni ha rilanciato la mobilitazione su questo argomento nel territorio. Per comprendere meglio i termini della questione abbiamo intervistato il vicepresidente del Movimento, Antonello Cannas. Vediamo. Siamo in compagnia di Antonello Cannas, vicepresidente del Movimento Artigiani Sulcis. In questi giorni è ripartita la vostra mobilitazione per quanto riguarda la questione inerente il DURC, che purtroppo per molte aziende in questo territorio, a causa della crisi economica, di tutte le problematiche che si sono sviluppate negli anni scorsi, spesso non è in regola. E senza il DURC in regola non si potrà accedere purtroppo a quei finanziamenti che sono stati previsti in ambito regionale per quanto riguarda gli incentivi per le ristrutturazioni in edilizia. Sì, in effetti noi abbiamo deciso di affrontare questo discorso perché adesso, dopo aver ottenuto, dopo tanti sacrifici, il bando per le ristrutturazioni in tutta la Sardegna, arriveranno questi soldi, sicché ci ritroviamo che il 90% delle imprese sono senza DURC. Sicché noi stiamo chiedendo, abbiamo già fatto un comunicato a chi di dovere, non ci hanno dato nessuna risposta, però devono prendere dei provvedimenti, devono studiare un meccanismo che permetta anche a chi non ha il DURC in regola, gli permetta di poter lavorare. In poche parole, il governo deve studiare un metodo perché per recuperare i suoi soldi, giustamente perché li sono dovuti, ma non sicuramente bloccando il lavoro agli imprenditori, perché tanto bloccando il lavoro questi imprenditori non pagheranno mai. Invece devono trovare il metodo migliore per recuperare questi soldi facendo lavorare anche chi non ha il DURC in regola. Peraltro sono molti gli imprenditori che hanno questa problematica nel territorio. Sì, noi abbiamo fatto un controllo così, diciamo, parlando anche tra colleghi, tutto quanto, il 90% c'è il DURC scaduto. A tal proposito siete intenzionati a organizzare delle iniziative anche di proteste e di lotta nei prossimi giorni, se non verrete ascoltati? Sì, noi sabato abbiamo un incontro alle 18.30 qui a Carbogna in via Lucania, proprio per discutere questa cosa e organizzarci per fare delle azioni per essere ascoltati. Cioè, devono mettere in moto, prima che parta questo bando alle ristrutturazioni, perché sennò il 90% delle imprese nel territorio del Sulcis, ma io presumo che il 90% nel Sulcis, ma il 70% in tutta la Sardegna, non hanno la possibilità di lavorare. E non trovo corretto che chi è riuscito adesso a tenere il DURC in piedi e invece chi non l'ha avuto avere questa disparità. Divampa la polemica tra la Sidera-Lois di Portovesme ed il Movimento dei Lavoratori Liberi ex Alcoa in merito alle problematiche inerenti alla vertenza. Nelle scorse ore l'azienda infatti ha fatto sapere di non voler incontrare il movimento in quanto lo stesso non sarebbe giuridicamente accreditato sui tavoli contrattuali per intrattenere relazioni sindacali. I vertici del movimento dichiarano di essere pronti a qualsiasi iniziativa per rappresentare e tutelare meglio i propri aderenti e tutte le maestranze coinvolte. Vediamo tutti i dettagli nel servizio di Manolo Mureddu.
Divampano le polemiche, la contrapposizione tra l'azienda Sidera Lois e il movimento dei lavoratori diretti e indiretti liberi ex Alcoa di Portovesme. Nei giorni scorsi, dopo l'iniziativa spontanea di un lavoratore esasperato arrampicato sopra un traliccio, l'organismo che organizza e coinvolge un centinaio di ex maestranze della fabbrica ha chiesto un incontro all'azienda per dibattere delle questioni inerenti al piano industriale, quello occupazionale, le criticità alla base del mancato accordo sull'energia e gli eventuali percorsi da concordare per sostenere il reddito dei lavoratori. A questa richiesta è arrivata tassativa la risposta della Sidera Lois, che stigmatizzando le dichiarazioni di alcuni esponenti, a sua detta mistificatorie della realtà, ha chiuso le porte a ogni possibile incontro con il movimento, in quanto le regole fissate per i tavoli contrattuali impongono l'interlocuzione unicamente con soggetti sottoscrittori dei principali contratti nazionali. Inoltre, la società ha rimandato al mittente, dichiarandola inammissibile, la proposta di collocare tutti i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in quanto incoerente, si legge nella nota divulgata ieri sera, con la legislazione vigente. A stretto giro di posta, in serata, è arrivata la risposta del movimento dei lavoratori, sempre più intenzionato ad assumere una caratterizzazione giuridica tale da permettergli la partecipazione nei tavoli ufficiali, che ha ribadito però i concetti espressi più volte in passato sul diritto dei lavoratori coinvolti nella vertenza di ottenere risposte chiare e certe sulla presentazione del piano industriale e la successiva ricollocazione di tutte le maestranze all'interno dello stabilimento. E contestualmente, visti i ritardi nel pagamento della mobilità in deroga, per individuare, di concerto con il governo nazionale, così come fatto in altre vertenze, un nuovo ammortizzatore sociale più solido e maggiormente legato all'investimento per accompagnare i lavoratori nel percorso di riavvio produttivo della fabbrica. A tal proposito, e per raggiungere tali scopi, fanno sapere i vertici del movimento, ogni iniziativa di lotta potrà essere organizzata da qui ai prossimi giorni. Nel frattempo, nella giornata di oggi, si terrà un incontro di stabilimento tra le organizzazioni sindacali e l'azienda per fare il punto sulla situazione e stimolare un'accelerazione della vertenza. Cambiamo decisamente argomento. Ogni anno in Italia circa 3 milioni di persone sono colpite da disturbi del comportamento alimentare come l'anoressia e la bulimia, solo per citarne alcune, una patologia subdola, quasi sempre sottostimata nelle fasi iniziali. Ad Iglesias, l'associazione Casa Emmaus, da oltre 30 anni in prima fila nell'accoglienza e nella lotta contro le dipendenze, ha deciso di istituire alle pendici del Marganai la prima struttura residenziale della Sardegna convenzionata con il sistema sanitario regionale. Si chiamerà Lo Specchio. Vediamo le interviste che ha realizzato per noi Carlo Martinelli. Abbiamo deciso di chiamare la struttura Lo Specchio perché specchio indica immagine riflessa e purtroppo nei pazienti che soffrono di disturbi del comportamento alimentare l'unica chiave di lettura di se stessi è il corpo. È spesso una visione del corpo che è completamente diversa dal reale. Pertanto lo specchio indica invece un'immagine riflessa che corrisponde alla realtà, che piano piano si avvicina alla realtà, quindi riflettendo non solo un corpo, ma una vera e propria persona con tutte le sue parti di sé, l'emotività, i pensieri, e il collegamento con le proprie famiglie, col proprio sistema di relazioni. L'idea di trasferire in Sardegna l'esperienza di altre realtà della penisola nasce dalle continue richieste d'aiuto all'associazione. L'idea è nata da una serie di telefonate di familiari che avevano questo problema, disperati due volte, perché non, come dire, non comprendevano perché fosse capitato a loro, come tutte le volte che c'è un problema così grave in una famiglia, e disperati perché molti hanno dovuto ipotecarsi la casa, avevano grosse difficoltà economiche dovute proprio al dover andare in continente dove c'erano delle strutture di cura di questo disturbo. C'è sicuramente un'attinenza tra le dipendenze patologiche e il disturbo alimentare. C'è comunque un'attinenza nel, come dire, nel mandato di Casa Emos, nella sua missione, nel senso che da un certo punto di vista Casa Emos si è sempre occupata di
di dare una risposta a quei soggetti più deboli, alle loro famiglie, al contesto territoriale. Quindi nel momento in cui ci siamo resi conto che mancava un tassello, che era un tassello importante, abbiamo detto con molta umiltà: ci siamo. Ma che cos'è il disturbo del comportamento alimentare? Il disturbo alimentare principalmente comporta una profonda sofferenza, è una incapacità appunto di vedersi attraverso altre lenti che non siano il corpo, e quindi tutto si riduce a una scarsissima autostima e ad una difficoltà nella relazione col cibo molto connotata dal controllo. Combattere il disturbo significa avere in mente anche ciò che lo origina. E questo chiaramente è legato a tantissimi fattori, che dalla fragilità appunto più individuale a fattori che sono familiari e fattori che sono sociali. Pertanto si combatte affrontando in maniera integrata il problema e offrendo in un piano riabilitativo, in un percorso terapeutico, un trattamento multidisciplinare che riguardi un po' tutto, quindi la psiche, che riguarda il corpo e l'aspetto sociale e familiare. In Italia sappiamo che ci sono 3 milioni di persone affette da disturbi del comportamento alimentare. Attualmente in Sardegna non abbiamo un dato certo, dal momento che adesso il servizio pubblico si sta organizzando per il trattamento ambulatoriale di questi disturbi, quindi piano piano, progressivamente, avremo chiaramente dei dati più sicuri. Ovviamente 3 milioni di persone riguarda il dato che arriva poi alla cura, ma sappiamo che ci sono moltissimi casi che riguardano appunto il sommerso, quindi ciò che ancora, chi ancora non chiede aiuto. Il progetto è supervisionato dal Centro per i Disturbi Alimentari di Todi in Umbria, che ha messo a disposizione la propria esperienza, il personale e la formazione. Essere madri e al tempo stesso impegnarsi in politica è possibile. Di solito è complicato, ma evidentemente non nel comune di Carbonia. Nel servizio che vi proponiamo, il ritorno all'attività amministrativa della consigliera Silvia Pinna insieme alla figliola neonata Irene. Vediamo insieme. Si parla spesso delle difficoltà delle donne in politica, soprattutto quando sono madri e giustamente devono conciliare i propri impegni pubblici con l'accudimento della prole. Non sempre questo è facile e anzi a volte rappresenta un freno per molte donne per potersi realizzare dal punto di vista professionale, immaginiamoci politico. Ma che questa non sia una regola fissa è testimoniato da quello che sta accadendo nel comune di Carbonia, dove ieri, al rientro dalla maternità, ha fatto la sua comparsa per una riunione di maggioranza la consigliera Silvia Pinna, con in braccio la nuova arrivata, sua figlia Irene. Un'immagine bellissima che la sindaca Paola Massida ha voluto immortalare con una foto pubblicata nella sua pagina ufficiale Facebook per testimoniare anche la sensibilità verso il genere femminile e l'essere madri dell'amministrazione comunale di Carbonia. E continuiamo a parlare del lavoro delle mamme. 1000 euro al mese esentasse per le donne che scelgono di fare appunto le mamme a tempo pieno. Si tratta del reddito di maternità. Sentiamo meglio di cosa si tratta in questo servizio di Francesca Rius. 1000 euro al mese esentasse per le donne che scelgono di fare le mamme a tempo pieno. Si tratta del reddito di maternità. Per la proposta sono state raccolte quasi 50.000 firme che nelle prossime settimane, entro aprile, saranno depositate in Parlamento. Per il momento, si diceva, una proposta di legge di iniziativa popolare illustrata a Cagliari dal coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia Mirko De Carli insieme al presidente di Forza Paris, il generale Gianfranco Scalas, e al capogruppo dei riformatori Michele Cossa. La legge punta a garantire il reddito per 8 anni, facendolo ripartire ogni volta che nasce un altro figlio, mentre dal quarto in poi, e in caso di diversamente abili, l'indennità diventa vitalizia. Costo della misura 3 miliardi l'anno a valere sul fondo della Presidenza del Consiglio per le politiche familiari e le pari opportunità per il triennio 2020-2022. Viviamo in una terra che si avvia verso una crisi demografica pari solo a quella della Serbia, ha ricordato Scala, se si presume che nel 2050 i sardi saranno 1 milione contro l'1,6 attuale.
Dopo le polemiche dei mesi scorsi inerenti le esumazioni nel cimitero comunale di Carbonia e i prezzi delle tariffe cimiteriali, il comune ha varato il nuovo regolamento sulla materia. Per discutere di questo, ieri si è tenuta una specifica commissione consiliare alla presenza degli operatori delle agenzie funebri. Guardate le interviste che abbiamo realizzato sul posto con il vice sindaco Gianluca Lai e Claudio Martinelli, proprietario dell'omonima agenzia. Vediamo. Siamo in compagnia del vice sindaco di Carbonia, Gianluca Lai. Oggi c'è stato un incontro proficuo con gli operatori delle agenzie funebri per quanto riguarda il nuovo regolamento comunale approvato sul cimitero. Com'è andata? Di che cosa avete discusso? È stato un incontro molto positivo, necessario appunto alla luce del nuovo regolamento e delle nuove tariffe. Ci hanno esposto quali sono le loro necessità, una maggiore presenza nel cimitero per appunto ascoltare quelle che sono le loro esigenze, le loro richieste, ma anche quelle dei cittadini. Su questo ci stiamo lavorando e a breve daremo delle risposte ulteriori. Ripeto, l'oggetto dell'incontro era quello di spiegare, di presentare il nuovo regolamento, tutte le modifiche che chiaramente hanno avuto poi anche delle ripercussioni a livello tariffario. Quello che è stato chiarito è che non ci è stato alcun aumento. C'è stato solamente un taglio, un'eliminazione di quelle che erano le scontistiche per quanto riguarda il rinnovo dei loculi piuttosto che l'utilizzo di quelli usati. Però specificando un'altra cosa, che in realtà l'utente, il parente, ha assolutamente la possibilità di scegliere altre modalità molto più convenienti rispetto alla conferma dell'oculo, compresa quella della posa della cassetta ossario all'interno di un'altra celletta piuttosto che di un altro loculo senza alcun onere. Invece i secondi ingressi saranno assoggettati a una tariffa diversa se si tratta di un loculo piuttosto che di una celletta. Questo appunto per venire incontro alle esigenze dei cittadini e per far sì che non ci sia nessuno che possa pensare che questa sia una manovra speculativa, come si dice, per far cassa. L'oggetto e l'idea di questo nuovo regolamento è finalizzato a limitare la costruzione di loculi e permettere, dare la possibilità chiaramente, con estrema forza, che ci sono altre modalità di scelta di sepolture, non solo il loculo, c'è la sepoltura a terra, c'è poi la possibilità appunto di un trasferimento in celletta, piuttosto che, come detto prima, all'interno di loculi già oggetto di concessione. Il tutto finalizzato, normando oltretutto una serie di operazioni, che è quella dello smaltimento dei rifiuti, che è quello del passaggio a terra nel caso il corpo non sia mineralizzato, con delle tariffe ben definite che se però sommate complessivamente sono sempre più convenienti che non la conferma dell'oculo. Siamo in compagnia di Claudio Martinelli, proprietario dell'omonima agenzia. Oggi in comune avete discusso del nuovo regolamento riguardante il cimitero di Carbonia. Come giudicate questo nuovo sistema di regole? Che può essere adeguato e si può migliorare. Ad esempio, su quali punti? Sui costi dei loculi di risulta, perché alcuni andranno adeguati per poter esercitare il costo che è stato attuato. Quindi è un regolamento che può essere migliorato, comunque va Sotto nella altri giusta punti. direzione. Comunque va nella giusta direzione per regolamentare bene il cimitero. In qualche modo possiamo dire che le polemiche sorte ultimamente con questo nuovo regolamento andranno a esaurirsi. Sì, se verranno adeguate dal comune, alcune operazioni all'interno del cimitero, come l'urbanizzazione del nuovo, però dovranno reperire penso i costi. Voi siete la prima interfaccia spesso con i parenti e con i cittadini di Carbonia per quanto riguarda 90% queste sì. operazioni. Come vi. Non solo io, anche le altre imprese, Certo, chiaramente. chiaramente. Come ragionate con i parenti? Come vi trovate in riferimento alle problematiche che ci sono? Qual è l'approccio che utilizzate con i parenti? Con i parenti io dico così, qual è la migliore situazione da adottare verso il comune o verso l'operazione che devono fare all'interno del cimitero. Di conseguenza li consiglio il meglio per il cliente, non per me. E questo regolamento va nella direzione, insomma, Va di nella risolvere regolazione alcune situazioni va a risolvere comunque. alcune situazioni che prima erano precarie, sia Prima. per quello che erano le normative, sia per quello che erano i costi.
Bentornati in studio. La Protezione Civile della Regione Sardegna ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che resterà, salvo nuove comunicazioni, in vigore fino alle ore 20 di venerdì 15 marzo. Il bollettino è stato emanato a causa dei forti venti provenienti dai quadranti nord-occidentali che stanno attraversando in queste ore la Sardegna. Come sempre accade in questi casi, l'ente consiglia ai cittadini di attenersi a delle regole di buonsenso, guidando con prudenza e astenendosi dall'uscire in mare con imbarcazioni piccole o inadeguate al maltempo. E adesso andiamo avanti, però parliamo di eventi sportivi, perché l'ASD Gong Fu Tao School di Carbonia ha organizzato il 15° torneo regionale di Jiu-Jitsu, specialità Fighting System Agonistica. L'evento, inquadrato nell'ambito della celebrazione del 4° Memorial Antonella Piredda, è promosso con il patrocinio del XEN provinciale Carbonia Iglesias e del Comune, prenderà il via sabato 23 marzo alle ore 16 nel palazzetto dello sport di Via delle Cernitrici e proseguirà fino a tutta la giornata di domenica. Domani pomeriggio l'Istituto Privato Pirandello di Carbonia ospiterà un importante seminario gratuito dedicato al tema del parent coaching e coaching genitoriale. L'evento, guidato dal coach Pierpaolo Concas, prenderà il via alle ore 15:30 ed è finalizzato a promuovere un approccio alternativo al sostegno e al supporto alla genitorialità e agli insegnanti per tutto ciò che riguarda il modello educativo da adottare. Parliamo adesso di sonno. Sonno sano, invecchiamento sano è il tema della giornata del sonno 2019 che si celebra domani, venerdì 15 marzo, alla quale aderirà anche il reparto di pneumologia della ASL di Carbonia. Sentiamo. Sonno sano, invecchiamento sano è il tema e lo slogan della giornata del sonno 2019 che si celebra domani, venerdì 15 marzo. L'insonnia è un disturbo diffuso, spesso sottovalutato e accettato come se non ci si potesse far nulla o gestito in modo autonomo, ma i disturbi del sonno, in particolare l'apnea del sonno, sono fattori di rischio per decadimento cognitivo, precoce comparsa di demenza senile, incidenti cerebrovascolari, disabilità o fragilità, ipertensione arteriosa e patologie cardiache. Anche quest'anno l'unità operativa di pneumologia della ASL di Carbonia aderisce all'iniziativa e con l'associazione italiana Apnoici organizza un incontro aperto ai pazienti e alla popolazione per discutere sui disturbi respiratori del sonno, in particolare sulla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, che è la patologia più diffusa e la cui importanza è legata a conseguenze a lungo termine, ipertensione arteriosa, aritmie, infarto, ictus e a conseguenze immediate legate alla sonnolenza, quali infortuni sul lavoro e incidenti stradali. L'incontro si terrà sabato 16 marzo presso il Palazzo Bella Vista Montepone Iglesias dalle 10 alle 12:30 e saranno presenti il presidente nazionale dell'associazione Luca Roberti e il consigliere dottor Carmelo Causarano. È tutto per il nostro telegiornale odierno, vi lascio adesso alle previsioni del tempo per la giornata di domani e a Noasi in Curzio, il nostro telegiornale in lingua sarda condotto da Enrico Puzzolu. Vi ricordo inoltre questa sera l'appuntamento alle 21 con A Tutto Campo, il programma curato da Giancarlo Cancedda. Vi ringrazio per l'attenzione e per aver seguito il nostro telegiornale e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito, arrivederci.